Sono a Barcellona alla fine di una settimana straordinaria per me, perché abbiamo aperto le mie scuole in Spagna. E in questo primo numero del mio vlog ti spiegherò perché avremo successo anche qua in Spagna e come gli stessi elementi che permetteranno a noi di avere successo potrebbero migliorare la qualità della tua vita. Questo è l'hotel dove questa sera si terrà la prima serata di Accredi in Spagna. Sono veramente felice che il primo numero del mio vlog venga registrato qui in Spagna. Sono a Barcellona in questo momento, dove appena terminato una settimana intera di attività, abbiamo appena lanciato le Roberto Re Leadership School alla nuova sede di HRD, e quindi siamo veramente felici. Siamo a Madrid e a Barcellona con il mio team ed è il nuovo inizio, e quindi è molto bello che il nuovo vlog, che è una nuova avventura, si svolga all'interno di una nuova avventura. E soprattutto credo che quello che sta succedendo per me qui in Spagna possa dare degli spunti interessanti a chiunque mi stia seguendo in questo momento, perché noi ci troviamo qui a aprire le nostre scuole in Spagna dopo che ne abbiamo aperte più di 20 in Italia, e il nostro business sta crescendo costantemente. Il motivo per il quale sta crescendo costantemente, c'è così grande interesse, e devo dirvi anche qua a Madrid e Barcellona abbiamo riscosso davvero un riscontro importantissimo, è numero uno, sinceramente siamo molto bravi in quello che facciamo, la nostra professionalità è altissima, a livello europeo credo ci sia molto poco che possa competere con la qualità del lavoro che facciamo io e il mio team. Non voglio sembrare uno che se la tira, ma sinceramente è assolutamente così. Ma soprattutto quello che noi facciamo va veramente incontro alle necessità delle persone in questo momento. Viviamo tutti quanti in un mondo incredibilmente difficile, dove il cambiamento è all'ordine del giorno, dove tutto viaggia veloce, dove le persone sono sotto pressione come mai prima. Basta guardarsi intorno, basta pensare al livello di stress con cui vivono le persone quotidianamente, basta osservare il trend di crescita costante degli psicofarmaci, di quanto le problematiche relative all'emotività, depressioni, attacchi di panico siano diventate ormai parte integrante della nostra vita. E ricordo che i nostri genitori, i nostri nonni non sapevano neanche cosa fossero, nella loro vita questa roba non esisteva. Tutto questo perché il mondo in cui viviamo cambia così velocemente e gli schemi mentali delle persone non cambiano alla stessa velocità. Quindi noi esseri umani ci troviamo costantemente a riadattarci, e quello che prima accadeva in 30, 40, 50 anni oggi accade in 2 o 3. Ed ovviamente il mondo sta cambiando così veloce, l'essere umano non è cambiato così tanto, non è così diverso rispetto a secoli fa. Dobbiamo costantemente aggiornare il nostro software, e una delle differenze fondamentali nel mondo in cui viviamo oggi rispetto al passato è che siamo entrati nell'era della formazione permanente. Cioè, una volta si studiava da giovani e si lavorava nella seconda fase della vita per poi eventualmente andare in pensione nella terza. Oggi si studia da giovani, poi si inizia a lavorare e bisogna continuare a studiare per anni e anni e anni, e poi forse si andrà in pensione. Però qualsiasi lavoro tu faccia oggi non puoi permetterti di non aggiornarti, di non studiare, di non continuare a formarti costantemente. Anche qua per i nostri genitori, per i nostri nonni era più facile, loro quello che avevano studiato gli bastava per tutta la vita. Oggi invece quello che hai studiato 2-3 anni dopo in molti casi è già vecchio e obsoleto, devi costantemente aggiornarti, studiare, aggiornare le tue competenze professionali ovviamente, ma bisogna anche aggiornare le proprie competenze personali, la capacità di gestirsi mentalmente, emozionalmente, di adattarsi al mondo che cambia. E questa è la più grande difficoltà che hanno le persone, perché ancora oggi a scuola, siamo nel 2018, non vengono insegnate le materie che fanno veramente la differenza nella nostra vita. Perché quello che fa veramente la differenza nella qualità della nostra vita oggi non è la storia, la geografia, la matematica, per carità, cose importantissime, ma purtroppo al giorno d'oggi ancora a scuola non si insegna ciò per cui i nostri figli verranno valutati un domani. Se i nostri figli vanno a fare un colloquio di assunzione, al giorno d'oggi non viene neanche guardato il voto che hanno preso, ma gli vengono fatti test attitudinali, vogliono verificare che cosa? Che sappiano comunicare, che sappiano rapportarsi con gli altri, che abbiano una mentalità da problem solver, che siano in grado di portare un'energia positiva all'interno di un gruppo, che abbiano una mentalità proattiva e produttiva. Tutte cose che a scuola non vengono insegnate. Ed è questo il motivo per il quale il nostro business sta crescendo così tanto, perché le persone hanno bisogno di strumenti di questo tipo, se non gli è stato insegnato prima, oggi hanno bisogno di impararlo. E quindi le nostre aule sono sempre più piene, e qui in Spagna abbiamo iniziato a raccogliere consensi enormi, perché fondamentalmente sono 5
le aree su cui ti devi concentrare se vuoi costantemente migliorare nel mondo in cui viviamo e rimanere al passo coi tempi e far sì che il cambiamento sia tuo amico invece che un'enorme fonte di stress. Vediamolo insieme. La prima area su cui concentrarsi per il nostro costante miglioramento personale è la gestione delle nostre emozioni. Lo dicevamo un attimo fa, viviamo in un'epoca di grandissimo stress, quindi uno è una questione di sopravvivenza. Saper gestire il proprio stress, saper gestire tutte le pressioni che riceviamo è fondamentale per la qualità della nostra vita. Ma soprattutto è fondamentale imparare a gestire le proprie emozioni perché sono l'elemento determinante che influenza le nostre prestazioni. La preparazione ci porta ad essere preparati nel momento della prestazione, quindi ci mette nelle condizioni di poter dare la prestazione. Ma nel momento della prestazione la nostra emotività è quella che influenza più di tutte i risultati. L'esempio perfetto è quello di un atleta. L'atleta che magari è preparatissimo fisicamente, tecnicamente, potenzialmente il numero uno, ma se quel giorno nel momento della gara non saprà gestire la propria emotività, si farà prendere da stress, tensione, paura, molto difficilmente riuscirà a vincere, con poche probabilità porterà a casa un buon risultato. E ognuno di noi ogni giorno dà le sue prestazioni quotidiane anche se non siamo degli atleti. Per cui imparare a gestire la propria emotività è il primo passo fondamentale per poter oggi essere al passo coi tempi ed essere presenti, lucidi, centrati quando serve. E non riguarda solo il lavoro, riguarda anche la vita personale. Se hai dei figli, se hai un rapporto di coppia, ci sono dei momenti in cui se non sai gestire la tua emotività nelle relazioni fai dei danni. Il saper rimanere in quell'area dove riesci a dare il tuo meglio e saper essere in quel tuo stato d'animo che ti permette di essere al tuo meglio, di gestire le situazioni difficili nella maniera migliore, fa veramente la differenza. Seconda area su cui concentrare costantemente le proprie attenzioni per il proprio miglioramento personale è il benessere psicofisico. La qualità della nostra vita è direttamente proporzionale anche alla qualità della nostra salute, della nostra energia fisica. E oggi viviamo in un mondo che purtroppo non ci aiuta a stare bene. I nostri nonni erano più fortunati da questo punto di vista. Si muovevano molto di più, mangiavano meglio, mangiavano meno, avevano una vita meno stressante, vivevano in un ambiente meno inquinato. Il loro stile di vita già di per sé era comunque ok da questo punto di vista. Magari avevano altri problemi, ma di certo i nostri nonni non dovevano ritagliarsi 2 ore alla settimana per fare sport. Zappavano la terra, andavano in bicicletta, camminavano, insomma il loro fisico era utilizzato ogni giorno, non stavano certo 12 ore al giorno seduti su una scrivania dietro a un computer. Oggi invece noi dobbiamo ritagliarci questi spazi, dobbiamo trovarci il tempo per fare sport, dobbiamo porre attenzione a quello che mangiamo, dobbiamo fare delle scelte consapevoli. E tutti lo sappiamo perché non c'è area sulla quale siamo più informati di questa, del benessere. Ovunque leggi, viene insegnato come mangiare, cosa fare, che attività fisica fare, eccetera, eccetera. Tutti sappiamo cosa dovremmo fare, ma non necessariamente lo facciamo. Perché non lo facciamo? Perché si ricollega al punto di prima. Non è un problema di informazioni, quelle le abbiamo. Il problema è gestire la nostra emotività. So che dovrei smettere di fumare, però sono anni che me lo dico, mesi che me lo dico, e ogni volta che affronto l'argomento sono lì per farlo, vado sotto stress, non è questo momento, devo aspettare. Insomma, il problema non è la conoscenza. Per mettere in pratica la conoscenza dobbiamo nuovamente essere in grado di gestire noi stessi. Però quest'area è fondamentale. Se non hai cura di te stesso e del tuo corpo e della tua salute, della tua energia psicofisica, prima o poi questo sarà un boomerang che ti tornerà indietro inevitabilmente. La terza area da imparare a gestire al meglio è la gestione del nostro tempo e dei nostri obiettivi. Non abbiamo tempo, è il problema di tutti quanti, e il problema grosso per tutti quanti è soprattutto avere un equilibrio fra la vita professionale e la vita personale. Se sei una persona mediamente ambiziosa, che tieni al tuo lavoro, vuoi ottenere risultati, trai soddisfazione dai tuoi risultati professionali, dedichi tanto tempo lì e automaticamente ne hai poco per te. Ma se ne hai poco per te, poi in automatico non stai bene con te stesso. Ed è un conflitto nel quale la maggior parte delle persone si trova. Imparare a gestire bene il proprio tempo oggi vuol dire sviluppare una mentalità diversa, che è la mentalità
del risultato e non la mentalità del fare. Magari dedicheremo un'altra puntata del vlog a questo, perché è un argomento fondamentale, però non è una questione di imparare la tecnichina per gestire meglio il tempo, leggere il libricino sulla gestione del tempo, fare il corso sulla gestione del tempo. Se non si cambia mentalità, se impari a gestire il tuo tempo, finirai soltanto a avere più tempo per fare più cose e non avrai comunque tempo per te. Bisogna cambiare la mentalità, imparare a darsi priorità e focalizzarsi sul risultato. Perché molta gente fa troppo in cambio di troppo poco. Quindi non è solo una questione di gestire il tempo, ma di saper raggiungere i propri obiettivi e generare risultati concreti. Solo le persone che sanno fare questo oggi possono vivere una vita di qualità dove raggiungono risultati ma hanno anche tempo per sé. Se ci fate caso, le persone di più grande successo paradossalmente hanno più tempo rispetto alla media degli altri, perché fanno ciò che conta veramente, si focalizzano su ciò che fa la differenza, danno le giuste priorità, delegano il resto o ciò che conta di meno proprio neanche lo fanno. Focalizzano la loro attenzione, la loro energia, il loro impegno su ciò che fa di più la differenza. È solo questa mentalità che ci può permettere di generare risultati diversi e avere più tempo per noi. Si può ottenere di più in minor tempo, ma bisogna cambiare qua per prima cosa. Quarta area di attenzione sono le nostre relazioni. Per relazioni intendo le relazioni a 360 gradi. La vita non è uno sport individuale, la vita è uno sport di squadra. Soprattutto oggi, se tu non sei in grado di creare rapporti positivi con le persone che ti circondano, quindi creare un team intorno a te, collaborare positivamente con i tuoi colleghi, con i tuoi soci, con i tuoi collaboratori, con i tuoi clienti, con i tuoi fornitori, quindi da un punto di vista lavorativo, chiunque ti circonda ha un impatto sulla tua attività, è parte del tuo team. Ma ancora di più, il team che conta di più, che fa più la differenza nella qualità della nostra vita, è il team che abbiamo a casa. Se hai una famiglia, il rapporto col tuo compagno, la tua compagna, con i tuoi figli, è fondamentale. Ed essere un genitore oggi non è così facile. Era più semplice per i nostri genitori, per i nostri nonni, fare il padre o fare la madre. Oggi tra noi e i nostri figli ci sono, in alcuni casi, 10 generazioni di differenza, e quindi bisogna imparare un linguaggio diverso, entrare in un mondo che non è il nostro, quindi sviluppare empatia, sviluppare la capacità di capire gli altri, di comprendere, di ascoltare, qualità che a scuola non ci vengono insegnate, che dovrebbero invece essere insegnate dalla prima elementare. Questo non accade, dobbiamo impegnarci a diventare delle persone in grado di creare relazioni buone, positive e produttive. Senza fare questo, anche qua, la nostra vita avrà enormi difficoltà. La quinta e ultima area sulla quale ci dobbiamo concentrare, focalizzare assolutamente, diventare dei veri maestri, dei veri esperti, è la comunicazione. La comunicazione guida il mondo oramai, e soprattutto da un punto di vista professionale. Se non sei abile a comunicarti, sei tagliato fuori. Se tu facevi le migliori sedie al mondo, la tua qualità ti garantiva successo. Oggi se hai un prodotto di straordinaria qualità o un servizio di straordinaria qualità, ma non sei in grado di comunicarlo, non vai da nessuna parte. Ma la comunicazione non è solo da un punto di vista professionale, è in famiglia, è nei rapporti, è con i nostri figli. Se sei un genitore, fare il padre o la madre oggi è molto più complicato che in passato, e la comunicazione è diventato uno strumento fondamentale. La comunicazione è lo strumento primario che abbiamo per influenzare il nostro ambiente. Se hai dei collaboratori, devi essere in grado di comunicare con loro efficacemente. Se hai dei clienti, devi saper comunicare con loro efficacemente. Se hai un socio, dei soci o un capo, devi essere in grado di comunicare efficacemente. E la maggior parte delle persone pensa di essere capace, pensa di essere bravo, ma in realtà è consapevole zero. Abbiamo dei margini importanti di miglioramento e la comunicazione deve diventare un nostro punto di forza straordinario. Qual è il motivo per il quale avremo successo qui in Spagna, come l'abbiamo avuto in Italia, come l'avremo presto in altri paesi del mondo? Perché noi insegniamo esattamente queste cose qua. Ciò che oggi fa la differenza, le materie che a scuola non vengono insegnate, le persone adesso le stanno cercando perché hanno capito che devono diventare bravi, capaci e hanno bisogno di strumenti concreti, non di chiacchiere, non di nozioni e basta che si leggono sui libri, ma come in palestra hanno bisogno di qualcuno che li alleni quotidianamente, che gli dia un programma con delle cose da fare in modo da far crescere i muscoli. E quindi questo è esattamente quello che noi facciamo. E io lo dico sempre con sincerità, se la nostra società funzionasse bene, io dovrei essere disoccupato, perché quello che io insegno dovrebbe essere insegnato a scuola.
Questo purtroppo non accade e quindi sempre più persone se lo vanno a cercare. E fanno bene, perché come abbiamo detto siamo entrati nell'era della formazione permanente e bisogna entrare nell'ottica dell'investire tempo, denaro, impegno ed energia su se stessi e sulla propria crescita. Perché se non lo fai sarai costretto a farlo dopo e quando lo farai dopo sarai con l'acqua alla gola e in ritardo perché il mondo cambia molto velocemente. Se invece impari, crei la mentalità giusta, hai gli strumenti giusti, viviamo nell'era più incredibile di tutti i tempi, perché i cambiamenti che stiamo vivendo ci possono portare a velocizzare il nostro successo personale in maniera incredibile e poter creare una qualità di vita che i nostri nonni si sognavano veramente, sarebbe stata fantascienza tempo fa. Per cui investi tempo su di te, investi energie su di te, investi denaro su di te, se vuoi farlo con noi saremo felici, ma se no cercati libri, corsi, seminari, video, insomma quello che più ti serve o più importante per te, ma investi sulla tua persona perché oggi è l'investimento più importante che esista. E noi ci vediamo al prossimo vlog.